è successo che per la prima volta nella storia di Vallo della Lucania, nella storia della politica comunale di Vallo della Lucania, non sono stati pagati gli stipendi ai dipendenti. È gravissimo. E allora questo perché accade? Accade perché? Perché la gestione economica, la situazione economica, la situazione di bilancio del Comune di Vallo della Lucania non è più drammatica, ma è tragica. Pensate che il Comune di Vallo della Lucania non può più chiedere anticipazioni alla Banca del Cilento, al tesoriere, ovvero, cosa ancora più grave, quelle che ha chiesto, la razza delle anticipazioni è anche quella di pagare gli stipendi. A che cosa invece sono stati quel denaro chiesto in prestito, ottenuto in prestito, dove è andato, a coprire quali spese? Forse alcuni debiti del piano di zona? Non è possibile non pagare tutte le cooperative, non pagare gli operatori e continuare ad assumere in maniera illegittima ragazzi per fargli fare dei servizi per i quali non verranno mai pagati. Ma continuare a fare clientelismo, se non potete pagare quelli che già ci sono là dentro, come fate ancora ad assumere altri ragazzi? Se andate sugli uffici di piano troverete decine e decine di persone a lavorare là con l'unico obiettivo, in testa agli amministratori, è quello del clientelismo, di fare voti. Com'è possibile non stare vicino alle persone che sono in difficoltà? Sono 2 anni che non si fa assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili. Com'è possibile non stare vicino alle famiglie che hanno bisogno? Com'è possibile non pagare le cooperative? La Nido e Micronido, basta con le proroghe a 15 giorni e a 30 giorni, sono illegittime, non sono giuste. Si parla anche di lavoro nero sul piano di zona. Cosa gravissima, dovreste andare non solamente a casa per questo. Mi preme fare un appello a tutti i consiglieri. Io, guardate, credo che sia giusto che voi vi dimettiate. E lo facciate per un senso di responsabilità, per un atto di responsabilità, che io sembra che ve lo sto chiedendo io, ma in realtà è un atto di responsabilità nei confronti dei cittadini di Vallo. Perché il problema più grosso che voi avete, e quindi non è perché a Nicola Botti farebbe piacere che l'amministrazione allora cada e vada a casa per partito preso, perché godrebbe di questa situazione. Assolutamente no. Io vi dico che dovete dimettervi per manifesta incapacità e per manifesta mancanza di volontà a risolvere i problemi di Vallo della Lucania. Quindi l'atto di responsabilità vi porta, caro Rosario, cara Jenny, cara Lara, caro Piero, caro Mario, caro Marcello, caro Toni, cara Antonietta, non so se ne dimentico qualcuno. Vi sto parlando dei problemi della gente di Vallo, per cui o è arrivato il momento di dimettervi perché avete distrutto il comune, o è il momento di iniziare a lavorare per la gente di Vallo, tornare ad occupare gli uffici del Comune di Vallo, ad affrontare i problemi, a stare vicino alla gente e a risolvere il problema.